Oggi si inaugura a Castello Ducale una bellissima mostra sulla lettera 22. Sì, esatto, una mostra che era da tempo nel programma dell'amministrazione comunale nel corso delle celebrazioni per i 70 anni della Olivetti Lettera 22. Celebrazioni che ricordo sono iniziate lo scorso anno, ma poi purtroppo bruscamente frenate dalla seconda ondata della pandemia. Visto l'importanza dell'oggetto che vogliamo celebrare, abbiamo deciso di ripartire quest'anno con questo evento assolutamente importante, l'evento più concreto delle celebrazioni, che è appunto questa mostra. Una mostra curata nei dettagli con la maestria del dottor Marco Peroni e che oggi così apriamo e durerà appunto da oggi fino al 31 di ottobre del 2021 e sarà visitabile presso il Castello Ducale di Aglie nella Galleria Le Tribune. Questo è solo l'inizio di ulteriori celebrazioni sull'Olivetti Lettera 22? Sì, esatto, nel corso di questo mese e mezzo di mostra avremo ancora un importantissimo evento, anche questo un evento che sarebbe già stato in programma lo scorso anno, che è un convegno scientifico con relatori di altissimo spessore che si terrà sabato 9 di ottobre presso il Salone Comunale Franco Paglia. Come dicevo, un evento di estremo interesse che racconterà un po' la storia della lettera 22 vista sotto diverse declinazioni e insomma sicuramente darà degli spunti di riflessione interessanti su quello che è un prodotto della nostra storia industriale, ma che oggi dobbiamo vedere e diciamo riconsiderare non con nostalgia, ma sicuramente con una proiezione verso il futuro, grazie al modello industriale che la lettera 22 stessa rappresenta e che è estremamente innovativo anche oggi.